chiaro che c'è un gap da ricoprire tra sud e nord che non si fa in poco tempo, ma i dati su Napoli sono straordinariamente significativi. Innanzitutto che non è la città d'Italia dove si fanno più reati. Quindi se c'è un tema di sicurezza, c'è per tutte le città, è inutile creare il caso Napoli che non esiste. In secondo luogo invece c'è il caso Napoli della ripresa. Questa è la città d'Italia che ha l'aeroporto che ha il maggior flusso negli ultimi 6 mesi d'Italia e tra i principali d'Europa. È la città d'Italia che maggiormente cresce in termini turistici. È la città che vede aprire negli ultimi tempi iniziative economiche, commerciali e imprenditoriali inaspettate fino a poco tempo fa. Che vede una vitalità giovanile di creatività e di start-up straordinaria, che vede una ripresa dei consumi e che chiaramente vive tantissime difficoltà. La prima è quella della sicurezza. Ecco perché noi chiediamo al governo più impegno, più forze dell'ordine, più forza ai sindaci. Perché siccome la gente, lo si è detto anche in questo dibattito, al sindaco chiede più sicurezza, quindi almeno per quanto mi riguarda noi siamo disponibili e pronti ad avere più responsabilità, più potere, più voce in capitolo. Però credo che Napoli oggi rappresenti con tutte le difficoltà un esempio, un punto di riferimento, un modello. La città che era morta, sommersa dai rifiuti, depressa moralmente, depressa culturalmente, scomparsa dalla geografia nazionale e internazionale, oggi è la città in cui la sera non sai se devi andare a vedere David Gilmour o la manifestazione di Dolce & Gabbana. 5 anni fa sembrava il libro dei sogni, oggi in realtà siamo solamente agli inizi.